Dalla Scala al Museo del Tessuto. Due vestiti della prima assoluta scaligera della Turandot, appartenuti al soprano pratese Iva Pacetti, verranno restaurati e resteranno in dotazione al patrimonio del museo. È da tempo che studiamo l'ipotesi di lanciare un crowdfunding e finalmente oggi ci siamo arrivati. La città ha già dimostrato con progetti precedenti di essere generosa. Siamo convinti che anche il Museo del Tessuto raggiungerà il suo obiettivo. Stiamo cercando di raccogliere 12.000 euro, 40 giorni. Acquistati da un privato insieme ad altri costumi e accessori di scena appartenuti alla cantante, ora devono essere restaurati. Hanno attraversato numerose rappresentazioni dal 1926, anno della loro creazione. Chiaramente il tempo è passato, sono passate diverse rappresentazioni e quindi tutto questo ha creato dei degradi piuttosto evidenti nelle maggiori parti di usura del costume. A primavera verranno esposti in una mostra dedicata all'opera lirica di Puccini. E ci permette di poter fare un'attività nuova, un'attività che rende però restituisce alla storia del costume, alla lirica, un qualcosa di eccezionale, che è questo primo costume della prima assoluta della Turandot alla Scala di Milano, che attraverso questo restauro potrà tornare alla luce e essere disponibile a tutti.